È Bevagna ad ospitare all'Auditorium Santa Maria Laurenzia il Premio Paladini dello Sport Xen 2023, l'occasione per premiare gli sportivi, gli uomini e le donne di sport e le società che aderiscono allo Xen, che conta in Umbria qualcosa come 60.000 tesserati, qualcosa di straordinario e di meraviglioso. È la festa dello sport dello Xen per ricordare, per essere insieme, per fare anche il punto su quello che è il fisco del terzo settore e delle società sportive. Dal pre-Covid al post-Covid a quella che è la riforma dello sport. E questa è la cosa più importante perché tante società si trovano in difficoltà. Lo Xen abbraccia lo sport che va dalle arti marziali al nord walking, fitness, calcio, ciclismo, insomma tutti gli sport passano attraverso lo Xen che è il momento educativo, ludico per crescere, non per diventare campioni. Per diventare campioni c'è sempre tempo, ma è soprattutto il momento educativo che interessa lo Xen. E così questa volta è toccato a Bevagna ospitare il premio prestigioso, con personaggi del mondo dello sport che si sono distinti. Ma proprio in vista di quello che è la riforma dello sport, quello che è il momento della fiscalità, del cambiamento di quelle che sono le strategie, la fiscalizzazione dello sport e lo sport in senso lato, è il presidente del CONI, Domenico Ignozza, a spiegarci la situazione. Presidente, a che punto è lo sport nella nostra regione? Lo sport nella nostra regione è ad un punto altissimo, tante attività, tanti giovanissimi che stanno avendo un successo veramente importante, soprattutto tanti giovanissimi che stanno avendo grandi successi in tante discipline sportive. Segno che il movimento è vivo, segno che il movimento produce dirigenti, tecnici ed atleti in ogni campo e in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. Il premio Paladino dello Sport va quest'anno ad Enrica Attili, Mara Loreti, Iuna Fiorucci, Paolo Gianfelici, Antonello Ricci, Giampaolo Maghi, Sauro Mencaroni, Michael Zurino e Claudio Paolucci. Questi sono i paladini dello sport. E poi c'è stato tempo anche per premiare con le benemerenze al merito e alla carriera e il premio per le eccellenze dello sport. A Doriana Sannipolo è spettato il compito di raccontare quello che è la nuova fiscalizzazione con la riforma dello sport, mentre Sandro Lombardini ha parlato della riforma del codice del terzo settore. Perché la fiscalità è soprattutto il problema delle società sportive, come pagare quelli che sono i collaboratori sportivi, come andare avanti con la fiscalizzazione. Ma è il momento, questo, dell'emozione e ce la racconta Fabrizio Paffarini. È una tradizione che va avanti ogni anno, ma ogni anno è carica di emozione. Fabrizio, perché non vuoi che ti si chiami presidente, Fabrizio, però è questa la capacità dello Xen di emozionare così tanto. Questa è la capacità di emozionare, diciamo che sono i nostri protagonisti, le società, i bambini, la gente che fa affidamento sui nostri colori, che crea situazioni nuove. Le emozioni sono qualcosa che vengono spontanee dall'anima, non si possono creare. E nella fatica, nelle circostanze dove si cerca di migliorare la persona, nelle circostanze dove c'è umanesimo, nelle circostanze nostre dove non c'è la ricerca del risultato sportivo a tutti i costi, come è giusto che sia nelle federazioni. Allora a volte come un paladino si vedono tanti bambini, tante famiglie, tanti tecnici che sanno tendere la mano, che sanno dividere il mantello e come Francesco nell'abbracciare il lebbroso creò
il grande movimento dell'umanesimo, ecco, mi fa piacere che tu parli di emozioni perché c'è questo umanesimo nel nostro lavoro. Ad arricchire la serata delle premiazioni dei paladini dello sport dell'Oxen regionale Umbro c'è anche il trio Alessia Cecchetti al pianoforte, Cristina Improta al violino, Emanuele Fagotti. E poi ci sono le eccellenze dello sport per il judo, Michele Valdassarri, Virginia Brunori, Giulia Bellucci, Dante Ceccaroni, Luca Simone, Chiara D'Antonio, Federica Faraone, Francesca Sabatini, Letizia Mencarelli, Bruno Zivierchi, Demetrio Strappini e insieme ad Emma Ciuffoli, Sofia Di Matteo, Edoardo Luzzi, Daniele Oboil e Simone Petrini. Una menzione speciale va per l'ASD Yamaguchi di Tavernelle che per il numero alto di atleti meritevoli di attenzione è stata deciso di essere premiato in un'altra circostanza insieme alle compagini Xen che hanno primeggiato nell'anno 2023 sia in campo nazionale Xen che in campo europeo e mondiale. E poi Giorgia Aguilanti per la danza, Valeria Cordelli per il canto, Maurizio Quaglietti per la pesistica e Enrico Calandri per il canicross, con Leonardo Papa per il minicross e Samuele Pecorari per l'enduro.
Mancano pochi nomi ancora da ricordare per la premiazione dell'Oxen regionale, i paladini dello sport. Manca ancora da ricordare Francesco Giusti, che si è distinto nella ginnastica, Sofia Elisa Onciuk per la ginnastica, insieme a Leonardo Papa per il minicross, Samuele Pecorari per l'enduro. Una grande giornata con tanti premiati ad attestare quello che è il mondo bellissimo dell'Oxen regionale. Quest'ente di promozione sportiva che conta 60.000 tesserati nella nostra regione. A loro i migliori auguri di un buon 2024 che sia migliore di quello così ricco che abbiamo vissuto. E manca allora da ricordare i tre che hanno tenuto compagnia all'Oxen regionale Umbro. Elisa Cecchetti, diploma in pianoforte, all'età di 18 anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Francesco Borlacchi di Perugia. Ha al suo attivo concerti in tutto il territorio nazionale ed anche internazionale. Il violino di Cristina Improta, violinista moderna, da più di 15 anni è impegnata come insegnante di violino e di propedeutica musicale, specializzata nel genere folk, pop e rock, ha numerose formazioni all'attivo, con le quali collabora per eventi in festival nazionali. E chiudiamo con la voce di Emanuele Fagotti, da 15 anni
esercita con successo una collaborazione stabile con l'incarico di tenore primo presso il coro della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Artista con intensa attività concertistica, solistica e corale, in Italia, all'estero, in Germania, Spagna e Ucraina.